Buongiorno. Allora, oggi video haul vi farò vedere tutto quello che ho, cioè tutto quello che ho comprato da IKEA, Maison du Monde e Coop per ora. Poi ci sono tante altre cose che dovremo ancora comprare che ancora non abbiamo comprato e ci sono cose anche che ho già comprato però ho lasciato in macchina di mia mamma perché tanto è inutile che lo porto qui a casa del mio ragazzo. Già siamo sommersi, abbiamo già tre scatoloni, uno stendino, le altre scatole che poi vi farò vedere, di quelle appunto della Coop. Quindi vabbè, e quindi non riusciamo a entrare in camera fra un po'. Comunque vabbè, inizio subito dalla Coop che abbiamo preso. Aspetta, è meglio se prendo la videocamera così. Allora, abbiamo preso. Questo non è un video vlog, è un video haul, però siccome sono scatole non riesco a tirare su, se no. La batteria di pentole, che dentro ci sono tutte queste. E poi abbiamo preso il ferro della roventa a caldaia. Infatti avevo comprato l'asse da stiro, però non va bene. Non va bene per quella lì. E quelli due l'ho pagate. Allora, no, dov'è? Allora, il ferro 109 perché era in promozione alla Coop, mentre questa qui, la batteria di pentole, l'ho pagata 129, mi pare, una cosa del genere. Poi passiamo adesso a Maison du Monde. Allora, ho preso questo bellissimo cuscino con tutta questa fantasia, molto bellino, e questo l'ho pagato, non mi ricordo mai, ah ok, 8,99 euro. Poi ho preso questo qua, che sarebbe il portafrutta, tutto fatto a cerchi praticamente, e questo l'ho pagato, mi sembra 3,99, ma no, non sono sicura, vediamo se c'è comunque il prezzo qua sopra, no, 9,99, scusate. 9,99. Ah, ok. Poi tanto comunque vi metterò tutti i prezzi giù nell'info box. Poi ho preso questa qua. Questa qui. Questa invece l'ho pagata 16,99. Che è infatti la scatolina per i tè e le tisane. Questa la cercavo veramente tantissimo, non riuscivo mai a trovarla e finalmente l'ho trovata. Poi invece da IKEA, io penso che ho finito tutto da Maison du Monde, forse mi manca qualcosa, però vabbè. Sì, ci sta che mi manca qualche cosa perché ho saltato, vabbè. Se riesco a trovarla ve la faccio vedere. Allora, da IKEA praticamente ce la vediamo tanto. Ora non sto ad aprirle comunque. Se me l'aveva presa mia mamma tempo fa, infatti non mi ricordo neanche quanto costano, forse c'è il prezzo di un'altra scatola, vediamo un po'. No, non c'è ovviamente, come al solito, la solita fortunata come sono. Su questa, ma non credo, no, infatti non c'è nessun prezzo. Comunque vabbè, praticamente sono lampade queste qui, ovviamente vi faccio vedere la foto se riesco, non so se riuscite a vederla. Sono da montare, sono di due fantasie diverse, una è questa fantasia qui e l'altra è questa qua, bianca e nero, e in più c'è anche questo qui
che è il filo appunto per mettere queste lucine qui, sono a forma di pallina praticamente, che vanno messe alla parete. Quello me l'avevo comprato tempo fa, la prima cosa che mi ha comprato mia mamma da Ikea. Poi abbiamo preso questo qui. Allora, questo qua, che sarebbe lo scolapasta praticamente. E questo l'abbiamo pagato, vediamo se c'è il prezzo, magari da qualche parte. No, ma da Ikea comunque non c'è mai il prezzo. Vabbè, non mi ricordo bene i prezzi, comunque quando poi ve li metterò, tanto poi ve li metterò tutti giù nell'info box, poi me li ricontrollo per bene e ve li scrivo lì, perché sennò poi il video diventa troppo lungo, si va per lungo e io tra un pochino devo andare, anche andare via, devo andare al lavoro, quindi volevo già metterlo a caricare, insomma, per riuscire a editarlo. Comunque. Poi, sempre dai che... Ah, ho dimenticato da Maison du Monde, una cosa importantissima, ecco. 6,99 questo qua, il cestino per il pane, che c'ha praticamente la stoffa, in mente ti metti il pane e poi lo ricopri semplicemente. Molto bello, infatti poi c'è anche scritto pane qua, molto bellino. Poi, dai sempre... Ikea, abbiamo preso anche questo qui da mettere alla doccia quando usciamo, però ne voglio prendere anche un altro, ma non ho fatto così, ma di quelli più morbidosi, non so se ce l'avete presente. Poi abbiamo preso questi bicchieri, ora non ve li sto ad aprire perché sennò, vabbè, no, via, non ci riuscirò mai, no, forse sì, vediamo un po'. Sì, ce l'ho fatta! Abbiamo preso questi bicchieri qua semplici, classici, normali, non è che hanno niente di speciale da Ikea. E ne abbiamo presi 12, almeno così quando c'è gente a cena o così abbiamo i bicchieri. E questi mi pare li abbiamo pagati 2,99 euro 6 pezzi, quindi vengono 2,99 euro l'uno. E si chiamano Godis. Infatti qui c'è un'altra scatola. Poi abbiamo preso questi asciughini, questi, cioè gli strofinacci, che sono una a righe, un altro a righe, però uno a righe più spesso e uno a righe più sottili. Uno a quadretti con le righe sottili e un altro con le righe che ho fatto per diventare rettangolare tutto il bordo dello strofinaccio, tutte con le righe verdi, e questi venivano 2,50 euro 4 pezzi, cioè 2,50 euro tutti questi, e si chiamano Ellie. Quindi se qualcuno vuole andare poi da Ikea. E poi abbiamo preso questa bellissima tovaglia di questa fantasia, vedete, tutta niente praticamente. Allora, sul centro praticamente ha questa fantasia qua che vedete, tutta questa. Mentre sui bordi ha tutta quest'altra fantasia. E questa l'abbiamo pagata 14, cioè l'ho pagata, sai, vabbè, 14,99. E si chiama Sommar. Bene, questo era tutto il mio praticamente shopping per la casa. Tanto poi comunque ve l'ho detto, ci saranno tante altre cose. Comunque poi le vedrete per man mano nei vlog, perché poi diventa un video troppo lungo. Ci sono tantissime cose che dobbiamo ancora comprare, che non abbiamo comprato giustamente, perché i soldi sono contati comunque. E niente, io vi mando un grosso bacio, un grossissimo bacio. Mi raccomando, seguitemi sui miei social, Instagram, Facebook, Twitter. E seguitemi anche sul mio secondo canale, che ovviamente appena ve l'avevo già detto anche nel vlog scorso, se non mi sbaglio. Comunque,
Comunque poi ve lo lascerò anche qui giù nell'info box. Appunto dicevo che a breve sul mio secondo canale, beh a breve, quando appunto ci sarà, avrò la casa che mi devo sistemare un attimino, ora come ora infatti non ho tempo, appena ho la casa che mi sono sistemata un po', vi faccio delle ricettine delle cariche che avrò sul mio secondo canale, quindi appunto seguitemi anche lì, seguitemi anche sulla mia pagina Facebook. Trovate comunque tutti i link giù nell'info box. E niente che dire, io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!